Ha scaricato l'app Immuni? Certo. La sta utilizzando? Controllo. Spero che funzioni. E posso chiedere il perché l'ha scaricata? Beh, per sapere chi incontro, se è contagiato, se sarò contagiata. Ma so che non funziona, però. Secondo lei? Pochissimi l'hanno scaricata, pochissime delle persone che io conosco. E poi, che cosa succede dopo? Esiste una tracciabilità? Non lo so, non credo. Mi hanno detto di no. Secondo lei perché c'è stato un boom di download nell'ultimo periodo? Beh, è aumentata la paura. No, non l'ho scaricata perché mi sembra che riesco ad essere informata comunque sia anche senza scaricarmi quell'app, e perché leggo notizie un po' da tutto il mondo, non seguo soltanto di quell'app, e soltanto per quelle in realtà. E poi non si capisce molto bene perché alcuni dicono sì, è affidabile, altri non si capisce niente, come tutto adesso in Italia, quindi dato che anche se me la scarico che ci capirei comunque sia la stessa cosa, non me la sono scaricata. Sì, ho scaricato l'app Immuni. Posso chiederle quando e per quale motivo? L'ho scaricata, sarà non tantissimo, 15 giorni fa, perché serve, e non l'avevo fatto prima perché sono ignava, sì, ignava, è pigra, però è da tempo che volevo farlo perché è utile. Mio marito l'aveva già fatto tempo prima e che io non l'avevo ancora fatto. Io non ho scaricato l'app Immuni e alla fine dei conti ho visto che ho fatto bene, perché su tante sono state scaricate, le sono state controllate ben poche, quindi non ha nessun riscontro positivo secondo me, ecco. E secondo lei perché c'è stato un boom di download nell'ultimo periodo? Beh, perché c'è una crescita, indubbiamente c'è una crescita dei positivi, quindi penso sia quella la motivazione, ecco. Lei comunque non la scaricherà? No, se faranno scaricare a tutti e che sia un sistema valido di tracciamento, sì, la scaricherò ben volentieri, ma ho aspettato un attimo e ho visto che alla fine non valeva la pena, ecco. Non ci credo, anche perché io penso che il fatto che una persona venga gestita in maniera tale che per il cellulare magari non si capisse se uno è sintomatico, asintomatico, è un tale casino per cui uno viene messo praticamente alla berlina e magari non ha un tubo. Io non lo so come funziona e non ci tengo a saperlo, pur avendo letto qualcosa. Poi se nella situazione che sta gestendo il governo, che fa anche un po' ridere se mi permette, se ci fosse un po' di chiarezza probabilmente tutti quanti saremmo più felici e ci saremmo già tutti quanti attaccati a sto app Immuni. Ma finché le cose vanno così, se non ci vedo chiarezza... Non ha caricato i positivi, quindi è inutilizzabile, è una vergogna. Bisognerebbe chiedere ai responsabili intanto di sbrigarsi a sistemare questa applicazione in modo che noi cittadini possiamo stare un po' più tranquilli, perché tanto si è parlato, si è fatto proprio poco a livello di regione e poi insomma che si diano da fare anche per i trasporti. Io utilizzo i mezzi pubblici se interessa. Sono pieni, sono una vergogna, non solo di ragazzini che vanno a scuola tra l'altro, ma anche di pendolari, ci siamo anche noi pendolari che utilizziamo i mezzi e non si è fatto niente. In merito all'app posso chiedere se l'ha scaricata e per quale motivo? L'ho scaricata, l'ho anche disinstallata per vedere se cambiava qualcosa, adesso sto attendendo che ci facciano sapere se possiamo utilizzarla, perché averla e non... che non serve a niente, insomma. No, non ce l'ho io l'app Immuni. Posso chiederti per quale motivo? Non ci ho ancora pensato, ma poi perché comunque mia mamma e mio papà ce l'hanno, quindi di conseguenza ciò che sta vicino a mia mamma sta anche vicino a me, perché sono sempre insieme, quindi per quello che non l'ho ancora scaricata, però volevo scaricarla in futuro. E secondo te perché c'è stato un boom di download nell'ultimo periodo? Per il risalimento... La salita dei contagi, la nuova salita dei contagi, purtroppo è così, infatti le misure restrittive secondo me servono, perché il senso civico qua in Italia, almeno dalle ragazze della mia età, è sotto le scarpe. Sinceramente non l'ho scaricata, non sono interessato, però... Posso chiederti per quale motivo? Perché non sono interessato, cioè cerco di fare attenzione, ma... cercare di mantenere distanze, queste cose qua, però
Non sono interessato, poi so che più o meno famiglia Berlusconi si interessa dell'app, quindi eviterei proprio. Non l'ho scaricata. Posso chiedere il motivo? Non la trovo utile. Questa è la mia opinione. Certo. E secondo lei perché c'è stato un boom di download nell'ultimo periodo? Questo non glielo so dire. Comunque io penso così, che non lo utilizzo. Perché ho un telefono anziano. Però è utile, dovrebbero farlo tutti. D'altronde, se dobbiamo convivere con questo virus qui, è giusto farla. La farò senz'altro. Secondo lei perché c'è stato un boom di download nell'ultimo periodo? Ma quello perché non hanno fatto troppi accertamenti prima. Se li facevano c'erano già probabilmente. Perché la gente sta attenta, io guardo qui attorno, ho trovato sempre gente con la mascherina. Che non è che salvi la vita, però insomma, un po' la salva, se stanno attenti, poi dopo dire ai giovani, se li metti fuori da un bar, stanno lì fuori, è la stessa roba. Niente. Grazie. Io sono Giordano.